organizzato dall'Università La Sapienza in collaborazione con l'Associazione Internazionale di Studi Somali. Sul tappeto l'intero spettro sociologico, culturale, storico, politico, economico del paese africano, a cura delle specifiche commissioni preposte ad approfondire temi in discussione e relazioni, ben 160, presentate ai convegnisti. Il perché dell'iniziativa, varata nell'80 a Mogadiscio e proseguita nell'83 ad Amburgo, lo chiediamo alla professoressa Puglielli, animatrice dell'edizione romana. È quasi una tradizione ormai dell'Associazione Internazionale di Studi Somali, ma il motivo per cui ci siamo così impegnati è che riteniamo che sia un'iniziativa che è fondamentale per l'informazione. Cosa c'è che si fa sulla Somalia, cosa si può fare ancora. L'appuntamento di Roma è stato arricchito da una preziosa mostra sugli aspetti dell'espressione artistica in Somalia, allestita all'Università grazie all'interessamento del Museo Luigi Pigorini di Roma. Di particolare interesse e rarità, i poggiateste e gli altri oggetti in legno intagliato, i monili e le collane con i porta corano, strumenti musicali, i reperti di antica letteratura e di moderna scrittura somala in osmania e in caratteri latini. Quanto sia importante il convegno romano per la Somalia lo sottolinea il ministro dell'istruzione superiore somalo Abdi Salam Sheikh Hussein, che ha guidato la delegazione della Somalia a Roma. Capire un popolo amico, capirlo bene dal punto di vista culturale, aiuta molto anche per i progetti, le misure, perché questi non sono meccaniche, questi riguardano popoli, persone. Allora quando attraverso questo si capisce i sentimenti, le abitudini, le relazioni di questi popoli, allora si può anche fare qualche cosa di materiale, di sviluppo per questo popolo. E che la Somalia attribuisca grande rilievo al congresso lo dimostra indirettamente la serie di due francobolli celebrativi emessa proprio per l'occasione dalle poste di Mogadiscio.